Benvenuti in questo nuovo video ragazzi, siamo qua di nuovo su Riders Republic. Sto cercando di completare tutti gli obiettivi secondari di questa gara. Come vedete ne ho già fatto uno, vinci in difficoltà pro superiore senza scattare addirittura. E adesso mi manca metti a segno un doppio backflip superiore e concludi in meno di 2 minuti. Quindi vediamo di fare questi due obiettivi così si completa questa gara al 100%. Quella lì di non scattare è stato veramente difficile, perché ragazzi immaginate fare ora questa gara senza usare il NOS, è incredibile. Comunque dai, vediamo un attimo di mettere a segno questo doppio backflip, non penso di farlo qui, infatti no, me ne riesce uno, perché come avete visto l'altezza non era esagerata. Andiamo avanti, dobbiamo pure sbrigarci perché 2 minuti sono 2 minuti, non sono tanti. Quindi cerchiamo di non sbagliare, di non frenare e di lasciare comunque andare la bici. Vai avanti. Sicuramente ci sarà qualche rampa altissima e ci permetterà di fare questo doppio backflip. O superiore, superiore vuol dire che ne puoi fare pure 3, 4, ma difficilissimo. 31%, 44 secondi, come state vedendo in alto a destra. Vai così. Dai, che siamo primi. Ci serve solo una rampa incredibile e penso che la troveremo più avanti. Vediamo un po'. Buono. Eccola, forse qui. Eccola qua, vai, doppio backflip, ti prego. 1 e 2. Fatta, perfetto. Obiettivo secondario completato. Adesso vediamo un attimo di completare l'ultimo, che sarebbe concludi in meno di 2 minuti. Siamo al 65% e siamo ad 1 minuto e 33 di gara. E andiamo avanti, vai. Penso che ce la faccio. Il brutto di essere primi è che comunque se stai sotto pressione, stai con l'ansia che questo ti prende, ti può superare, quindi diciamo sei più portato a sbagliare. Ok, abbiamo finito in 1 minuto e 57 secondi, perfetto, abbiamo completato tutto ragazzi, 3, 4, 5 stelle, buono. In questo caso 4 stelle perché quella lì di vincere senza scattare l'avevo già fatta. Avevamo pure una bici buona, avete visto, no? Quindi 618 di prestazioni, tantissima roba ragazzi, buono. Quindi comunque l'obiettivo di Riders Republic, sì, fai la gara, la vinci, però è bello anche fare gli obiettivi secondari, il bello è anche quello. Comunque adesso ragazzi andiamo un po' nella rampa di Santa Cruz, voglio provare un po' la Sloppy Style perché ne ho preso un'altra, ne ho vinto un'altra. E vediamo un po' come si comporta. Ok, perfetto ragazzi, eccoci qua, rampa Santa Cruz, vediamo un po'. Questo qua sicuramente aspetterà noi. Ok, vuole che ci buttiamo noi per primi. Andiamo avanti, vai. Vediamo un po' cosa riesce a fare questa nuova bici Sloppy Style. Ok, primo trick, vediamo un po'. Ok, perfetto, vediamo un po'. Sì, ci ha dato ottimo. Buono così, facciamone tanti. Ok, eccezionale questo, siamo a 18.250 punti. Adesso ci prendiamo prima questa, poi dopo ripetiamo e proviamo la rampa di destra. Vediamo qua cosa riesco a fare. Ok, epico. Qua ovviamente, ecco, vado con calma, ecco, non faccio tutti quei trick perché avete visto comunque la distanza era breve, non mi conveniva fare quelle cose estreme. Qui sì, bellissimo. Andiamo avanti, qua lo stesso, non facciamo niente di che. Facciamo il bar spin. Siamo a 44.000 punti. Vai, fatti notare che sono tutti player lì. Eccomi, ok. Bene, ci ha dato. Perfetto ragazzi, abbiamo finito. Vabbè, comunque visto che abbiamo finito, facciamoci pure questa rampa e poi torniamo indietro. Sì, ok, ottimo, ci ha dato, perfetto. E niente, adesso comunque ripetiamo e ci facciamo la rampa di destra, che avete visto c'era quell'incrocio che si poteva andare sia a sinistra che a destra. Proviamo destra, vediamo cosa cambia, vediamo se c'è qualcosa di particolare. E comunque sì, ci tocca ritornare indietro. Ok, qua ho usato l'elicottero perché è impossibile salire quelle rampe in bici, quindi proviamo, vediamo cosa cambia. Prima stavamo a sinistra, se vi ricordate, adesso siamo a destra.
Vediamo un po', sì, si va molto più veloci qui. Bello, bello, quanti! Quanti, ragazzi, quanti trick abbiamo fatto, mamma mia, ok. Bellissimo. Andiamo avanti, ok. Interessante, ma a questo punto preferisco quella di sinistra, che c'erano molte più cose da fare. Va bene, dai, ci siamo levati sto sfizio, ragazzi. Torniamo nelle altre zone dell'altra volta, no? E proviamo sempre questa bici. Rieccoci qua, avevamo provato questa mappa con la bici Rocket Bici, no? La bici a motore. Adesso comunque proviamola con una bici seria, cioè questa. Benissimo, grande. Ok. Buono, buono. Ah, ragazzi, qui devo stare attento. Mi devo stare attento perché avete visto, la distanza è breve, quindi non possiamo fare sempre trick su trick, c'è un limite, ok? Andiamo avanti. Ecco, forse qua non mi conviene, ma mi conviene saltare normale. Vedete ragazzi, per pochissimo. Quindi ci conviene fare così. Bello, bello, bello. Si prosegue. Comunque ragazzi, arriviamo a 2000 like e vi porto comunque la gara in discesa libera dello snowboard, quindi da una cima fino comunque alla fine della montagna, e vediamo cosa riusciamo a fare. Quindi arriviamo a 2000 like se vi piace questo gioco, ok? Ma pure se volete supportarmi me, perché io comunque ragazzi sono fatto così. Cioè, per esempio, vedo uno youtuber che mi piace e sta portando un gioco che non mi piace, io il like glielo lascio lo stesso, perché prima di tutto io seguo quello per la persona che è, non per il gioco che porta. Quindi per me questa è la prima regola di vita, ok? Se uno si va a seguire quello perché fa GTA, allora cioè non merita di seguirlo, cioè non merita di essere fan, non merita di stare in quel canale. Cioè, uno va seguito per la persona che è, ecco, a prescindere dal gioco che fa. Quindi io seguo quello perché, che ne so, pure se porta Minecraft, che a me non piace, lo vedo lo stesso perché so che è lui. Vediamo di fare qualcos'altro adesso. Ok, adesso per i curiosi vi faccio vedere un po' come è fatto il multiplayer. Questo qua, diciamo ragazzi, dobbiamo fare tantissimi trick, conquistare le zone. Questo qua è il mio team, come vedete. Team blu e team rosso, che sono gli avversari. Quindi dobbiamo fare tantissimi trick, conquistare le zone e fare tanti punti. E adesso ve lo faccio vedere. Preparati a segnare i punti, infatti. Quindi qualsiasi cosa vediamo che si può fare qualcosa, dobbiamo sfruttarla. Qua penso che succederà qualcosa, non lo so. Ok. Vedete, trick, perfetto così. E ho fatto i miei primi 23.000 punti, che vanno ad aggiungersi comunque alla squadra, al mio team. Andiamo avanti così, forse. Ok, vediamo un po'. Vabbè, ho sbagliato, infatti non mi ha dato i punti. Quindi queste cadute cerchiamo di evitarle. Buono, vediamo un po'. Perfetto, 13.000 punti che si vanno ad aggiungere al mio team. Ok, qua ragazzi, ho sbagliato perché la mappa non la conosco, però tutto ciò che dovete fare, trick su trick, tante cose, più punti fate meglio è. In questo caso, come state vedendo, stiamo vincendo noi. Vediamo qua. Oh, perfetto. Altri 12.000 che si vanno ad aggiungere. Noi siamo a 900, vabbè, ma qua salgono velocemente i punti. Quanto ho fatto qui? 9k, che non sono tanti, però comunque sono sempre punti, non li buttiamo. Vedete, noi siamo collegati a questo. Vedete, abbiamo proprio raddoppiati i punti, sia io che lui, che siamo connessi in qualche modo, vedete. Perfetto, vediamo un po' cosa riesco a fare. Andiamo avanti, prendi qua. Ottimo, ottimo. Qua sono una valanga di punti. E infatti 29k punti. Andiamo avanti così. Perfetto. E vabbè, sì, ma qua sono scemo io, mi sbaglio sempre, vado a fare sempre la cosa alla fine che non ci azzecca niente. Vedete qua ragazzi, la rampa è rossa e adesso comunque che ci siamo noi diventa blu, e vuol dire che abbiamo conquistato la zona. Okay, buono, buono, siamo connessi con quello, abbiamo ottenuto pure una stella, 12.000 punti, perfetto. Qua non ci faccio niente, non voglio rischiare, ok. E 20k punti, li stiamo stracciando ragazzi. Conquistiamoci pure questa. Vedete, è passato un rosso, adesso passiamo noi, diventa blu. Ottimo.
Ok, fatti pure questa, ma bene stavolta, dai. Se cado. Ok, stavo dicendo se cado, sono veramente scemo. E lo sono. Perché voglio fare qualcosa di troppo spinto. Vediamo qua se riesce qualcosa. Ok, dove mi porta qui? Qua sono una valanga di punti, guardate là. Ok, ragazzi, 42.000 punti. Andiamo qua sopra. Ok, oh, pure qua tanti punti, pure qua. Bello, bello, 20k. Per 5 non lo so, forse qua i punti vanno moltiplicati adesso, infatti più 105k li stiamo proprio stracciando, ragazzi. 2 minuti di tempo non hanno proprio, cioè non hanno proprio scampo di vincere, devono fare un bordello di cose. Prendiamoci questo. Ok. Quanti punti siamo? Guardate noi, guardate loro. Bello, bello. Ovviamente, diciamo, tu qua più il trick fai e più, diciamo, puoi diventare primo nel team, ok? Nella classifica finale. Io non penso di diventare primo perché ci stavano tantissime cose da fare, ok? Quindi potevi fare molti più trick, molte più cose, quindi sicuramente non diventerò primo. Però abbiamo fatto comunque belle cose, abbiamo comunque contribuito alla vittoria, perché è sicuramente vittoria questa. Abbiamo contribuito, quindi va bene così, cioè non devi diventare per forza primo. Vai, vediamo un attimo di ritornare qua per 5 adesso, oddio per 5. Quindi tutti questi punti che sto facendo saranno per 5. Vediamo un po'. Madonna mia ragazzi, 139k punti. 40 secondi. Wow. Bello. Ok. Fantastico, fantastico. Là sono proprio tanti punti. 17 secondi. E poi ovviamente pure qua saranno le ranked, le divisioni. Voi potete pure competere qui, ok? Se siete bravi in multiplayer si può competere. 2 secondi. Fermiamoci. Ok, victory. E vedete, ho fatto il penultimo posto pur avendo fatto un bordello di cose, ragazzi. Quindi dovete fare molti più trick, molte più cose. E però è andata bene. È andata bene. Abbiamo vinto, quindi vediamo un attimo se ci fa salire di divisione. Ecco là, sono io lì, tutto rosa. Vittoria, vediamo un po' la divisione se sale. Questo qua è il premio che ancora non ho raggiunto. Punti divisione 20, quindi si sale, vedete? Si va a scendere comunque. E abbiamo vinto dei snowboard. Comunque dai ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, direi che con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo video. Bella!